Grazie, signore. Che Dio vi benedica. C'era una donna con voi al momento dell'arresto? Una donna? Sì, signore, ma Shalim, il figlio del toro, l'ha condotta via in catene. Opponeva resistenza. Presto ora, tornate alle vostre famiglie. Non lasciatelo scappare! Ho trovato l'assassino! È qui! L'assassino è qui! Non ci sfuggirai! Altair, ho sentito la notizia. Altri fratelli di nuovo liberi? Sì, ma Bouchard sembra conoscere bene ogni ramo della resistenza. State in guardia. Ma è l'oracolo, quella sa tutto. È una minaccia, bisogna fermarla. Non so cosa l'oracolo possa aver rivelato ai Templari, ma se hanno fatto parlare il vero Barnaba prima di ucciderlo, potrebbero aver fatto del male anche a lei. Buon Dio, pensi che abbiano torturato quel povero uomo? Andrò a scambiare qualche parola con l'oracolo. Registro di memoria aggiornato. Deve essere in ritardo. Cos'era? Laggiù! L'assassino! Uccidetelo! Dov'è?
Quindi la ragazza è sparita di nuovo, non è vero? Sarà stata aiutata. Un minuto prima era in catene e quello dopo era scomparsa. Non mentirmi, Shalim. Si sa che hai un debole per le donne. Hai abbassato la guardia e lei è fuggita. La ritroverò, Gran Maestro. Lo giuro. Fai in fretta, prima che ella conduca gli assassini fino all'archivio. Un momento, Shalim. Questo va consegnato ad Alessandro, a Limassol. Sì, Gran Maestro. Alessandro collabora con i Templari. Dio mio, Bushara spia ovunque. Che stai facendo? Lasciami in pace! Mettila via, è meglio. O vuoi che te la strappi di mano? Lascia in pace quella povera anima! Bene, un altro piantagrane. Che succede? Quella pazza, signore, sembra indemoniata. Sono morte due delle guardie. Lasciatela fare. Non ci serve più ormai. Sangue pagano. Conosco il tuo nome, peccatore. So perché sei qui. Dio, guidi i miei artigli. Mi dia la forza di farti a pezzi. Che
il Dio mi guidi e mi protegga! Ha inviato le sue legioni e io le affronterò. Mi guidi e mi protegga! Il diavolo ha inviato le sue legioni e io le affronterò! Sono il suo strumento. Eseguo la sua volontà. Non temo dolore né morte. Un tempo eri una cipriota, una nobil donna rispettata. Che segreti hai svelato a questi demoni? Non dispenso dolore per mio volere, ma per volere di Dio. Sono il suo strumento. Qualunque cosa ti abbiano fatto i Templari, mia signora, di certo è stato per il male. Perdonami per questo. Registro di memoria aggiornato. Eccolo qua!
Senta dove vai. Idiota! Chi erano coloro che vennero prima? Cosa li ha condotti qui? Perché se ne sono andati? E questi manufatti? Contengono forse dei messaggi? Sono strumenti lasciati per aiutarci e guidarci? Oppure combattiamo per dei miseri scarti, cui attribuiamo senza ragione un ruolo divino e un significato? Registro di memoria aggiornato. L'oracolo è morto. Non rivelerà altri segreti. Ah, questo è un vero sollievo. Chi è Shalim? L'ho sentito discutere con Bouchard prima. Parlavano di Maria. Sembra che sia scappata. Shalim è il figlio del toro. Un vizioso, sebbene meno fanatico del padre. È stato visto in diverse occasioni insieme a Bouchard. Credo che lo terrò d'occhio, per scoprire qualcosa. Quando avrai finito, incontriamoci al distretto del mercato. Voglio sapere cosa scoprirai. Registro di memoria aggiornato.
Tuo padre è stato ucciso, soldato. Non mi va di spendere i miei soldi in donne. Perché non lasciamo che offra lui? Fermati subito. Ordini di Shalim. Che brutto muso. Una faccia così bisogna tassarla. Vi prego, non avete il diritto di farmi questo. Criminali, farò in fretta. Che stai facendo? Sicurezza va pagata, vecchio. Tira fuori i soldi o sei morto. Non scorderò la vostra gentilezza, signore. Grazie. Cosa avrà da corrompere? Uomo malvagio, ma cosa mai ti ho fatto? Tuo padre è stato ucciso, soldato. Non mi va di spendere i miei soldi in donne. Perché non lasciamo che offra lui? Fermati subito. Ordini di Shalim. Che brutto muso. Una faccia così bisogna tassarla. Vi prego, non avete il diritto di farmi questo. Criminali, farò in fretta. Sicurezza va pagata, vecchio. Tira fuori i soldi o sei morto. Non scorderò la vostra gentilezza, signore. Grazie. Chissà dove diretto. Uomo malvagio, ma cosa mai vi ho fatto? Ma che gli hai preso? Assassino, uccidetelo! No! Mio
Tuo padre è stato ucciso, soldato. Non mi va di spendere i miei soldi in donne. Perché non lasciamo che offra lui? Fermati subito. Ordini di Shalim. Che brutto muso. Una faccia così bisogna tassarla. Vi prego, non avete il diritto di farmi questo. Criminali. Farò in fretta. Che coraggio! Come potrò mai ricompensarvi per quel che avete fatto? La sicurezza va pagata, vecchio. Tira fuori i soldi o sei morto. Non scorderò la vostra gentilezza, signore. Grazie. Padre è stato ucciso, soldato. Non mi va di spendere i miei soldi in donne. Perché non lasciamo che offra lui? Fermati subito. Ordini di Shalim. Che brutto muso. Una faccia così bisogna tassarla. Vi prego, non avete il diritto di farmi questo. Criminali. Farò in fretta. Che stai facendo? Guarda dove vai! Mio padre è stato ucciso, soldato. Non mi va di spendere i miei soldi in donne. Perché non... Padre è stato ucciso, soldato. Non mi va di spendere i miei soldi in donne. Perché non lasciamo che offra lui? Fermati subito. Ordini di Shalim. Che brutto muso. Una faccia così bisogna tassarla. Vi prego, non avete il diritto di farmi questo. Criminali. Farò in fretta. Niente gesti sconsiderati. Thank you.
sicurezza va pagata, vecchio. Tira fuori i soldi o sei morto. Non scorderò la vostra gentilezza, signore. Grazie. Chi si aggira là intorno? Uomo malvagio, ma cosa mai vi ho fatto? No! Mi dispiace per qualsiasi cosa vi abbia fatto! Oh, ci è mancato poco. Grazie, signore. L'abbiamo guadagnato oggi, eh? Non male, Shalim. Abbastanza per il vino e un po' di movimento. Mi piace come la pensi, soldato. Andiamo. Il boccale, Shalim! Shalim, no! Pietà, no! Divertitevi, uomini, e portatemi qualche bella figliola quando avete finito. Registro di memoria aggiornato. Mi avete salvato. Ve ne sarò per sempre grato. Altair, un traditore ha rubato il denaro necessario alla resistenza e di certo cercherà di fuggire da Kyrenia dalle porte della città. Fermatelo e fate giustizia. Eccolo! Ma che gli è preso? È lui! Quello è l'assassino! Uccidetelo! Uccidete l'assassino! Cosa l'avrà terrorizzato dal buco? Dio, signore, siete davvero abile quanto dico. Che stai facendo? Ah! A me! A me! Non scordate la testa! Yeah.
mancato poco. Grazie, signore. Ci è mancato poco. Grazie, signore. Dove metti i piedi? Avete salvato. Ve ne sarò per sempre grata. Se vi imbatterete in un bruto di nome Telemaco, mostrategli il potere della vostra lama. È noto per aver ucciso donne e bambini, ma i Templari non vogliono intervenire. Criminale! Non ci sfuggirai! Attento! E guarda dove va! Ah!
Perdonatemi, amico, ma il terrore delle violenze mi impedisce di consegnare il saldo di un mio debito a un mercante in città. Potete aiutarmi? Animale! Hai ragione. Shalim non è un gentiluomo. L'ho appena visto comportarsi come un cane rabbioso al bordello. Lo fa ogni settimana. Non ha rispetto per nessuno. Devo avvicinarmi a lui. Se è così stupido come sembra, potrei estorcergli qualche segreto. Parla con uno dei monaci vicino alla cattedrale. La vita sregolata di Shalim lo obbliga a confessarsi di frequente. Vale la pena tentare. Nessuna traccia di Maria? No, nessuna. Spero che sia al sicuro. Se lei è al sicuro, allora noi non lo siamo. Meglio stare allerta. Registro di memoria aggiornato. Vi affligge, fratello, il pensiero di dover sopportare i soprusi di un vile come Shalim? Certo, ma opporsi a lui significa morire. I Templari hanno parecchio in gioco qui. Vi riferite all'archivio? Sapete dove si trova? Tacete, ne parleremo più tardi. Uomini e donne di Cipro! Armand Bouchard vi porge la sua benedizione, ricordandovi che chiunque fomenterà i disordini favorendo la resistenza sarà catturato e punito duramente. Al contrario, chi è in cerca di pace e armonia, zelante nell'onorare il Signore con il duro lavoro, godrà del favore di Bouchard. Ora lavoreremo fianco a fianco per ricostruire ciò che l'odio e la furia hanno distrutto! Strano. Com'è caritatevole stamane. Vuole forse ripulirsi la coscienza?